poche gocce di benzina e il vostro accendisigaro diventa una macchina in grado di funzionare. Né più né meno dei milioni di macchine, di motori, di automobili, di treni che in tutto il mondo traggono dalla benzina la loro forza e la loro funzione. La benzina è dunque un elemento essenziale della vita moderna e a maggior ragione lo è il petrolio, da cui essa deriva insieme a molti non meno importanti prodotti. Ogni ora, ogni minuto, il mondo divora migliaia di tonnellate di petrolio nei suoi diversi derivati. Tutte le ruote del mondo girano mosse dal petrolio. Perché tutto questo fosse possibile, gli uomini hanno cercato il petrolio dovunque, anche nel cuore del deserto. E dove ebbe culla l'antichissima civiltà caldea e fiorì Babilonia, oggi la nostra civiltà meccanica trova abbondante il suo più prezioso alimento. Mentre le pompe lo aspirano in continuazione dai vasti giacimenti già conosciuti, dalle gigantesche torri di trivellazione, le perforatrici cercano nuovi giacimenti. Scavano fino a 500, fino a 1000, fino a 2000 metri, affinché il nuovo petrolio sia portato ad alimentare le nostre macchine, il nostro lavoro. Manometri cominciano qui a segnare la marcia del petrolio. La seguono, la dipendono e la regolano giorno e notte. Lunga, difficile, faticosa è la via del petrolio. Gli oleodotti si snodano sul cammino delle carovane. Nelle tubazioni, il petrolio, già spoglio dell'acqua e della terra con cui era balzato alla superficie, gorgoglia ancora grezzo verso un porto. E qui imponenti stabilimenti lo raffinano. Ne traggono i derivati, benzina, lubrificanti, combustibili, da inviare ai paesi gli impianti necessari a questa lavorazione. Per alcuni paesi si procede all'imbarco di migliaia di tonnellate di derivati. Per altri paesi, come per l'Italia, il petrolio parte grezzo. Più di 2 milioni di tonnellate all'anno vengono inviate in Italia nel quadro degli aiuti ERP. Gli oleodotti del deserto si prolungano idealmente sul mare fino alle nostre raffinerie. Le petroliere partono pigre, come grossi animali troppo pieni, iniziando col loro prezioso carico una navigazione difficile, mai tranquilla anche se il mare è caldo. Gli equipaggi che le conducono hanno una vita dura, disagiata, pericolosa. Vietato fumare, una minima disattenzione può risvegliare la latente potenza del liquido racchiuso sotto le lamiere del ponte e tramutare la nave in un rogo. Aprono i volantini ed entrano in azione le pompe per vuotare la petroliera. Il petrolio riprende a fluire rapido e le fiancate della nave, che erano quasi completamente immerse, a poco escono dall'acqua.
la via del petrolio non può essere interrotta. Ne seguirebbe la paralisi della vita di una nazione. 24 ore di sosta e poi via, verso l'altro porto a rifare il carico. E la sirena, che annuncia la partenza della nave, si confonde con quella dello stabilimento che chiama al nuovo turno di lavoro. Sono 1500 gli operai che qui, solo in questo stabilimento, traggono le loro possibilità di vita dalla lavorazione del petrolio grezzo. La raffineria è una strana città metallica che le tubature percorrono in largo e in lungo a chilometri. Una città dove decine e decine di compressori sotto pressione si alternano ai macchinari, alle leve, agli stantuffi sempre in movimento. È tutto un mondo che ruota e sbuffa e che gli uomini comandano mossa per mossa, minuto per minuto. Il regno dove la civiltà meccanica del XX secolo distilla il suo elisir vitale, il petrolio. Tonnellate e tonnellate di nafta bruciano nei focolai e nelle grandi caldaie. E da queste, il vapore prodotto mette in moto nella centrale termica i generatori dell'energia elettrica necessari al funzionamento della raffineria. Ed anche la nafta è un derivato del petrolio. È un prodotto ottenuto dalla purificazione del residuo della distillazione di questo liquido prezioso. Gigantesco apparato è in movimento, un apparato cui è legata una buona parte della nostra futura prosperità. L'Italia ha il grande vantaggio di trovarsi al centro della strada che il petrolio deve percorrere per raggiungere molti dei maggiori mercati di consumo. E da questa funzione essa può assolvere degnamente per la perfezione degli impianti e la capacità dei tecnici e delle maestranze. Dagli enormi serbatoi, il petrolio grezzo si avvia al processo di distillazione, che nelle varie fasi, a temperatura crescente, darà prima gli oli minerali leggeri, poi gli oli medi e infine gli oli pesanti, lasciando in fondo ancora un residuo da cui si ottiene la nafta ed altri combustibili impiegati nell'industria. Mentre i gas ed eliminati, in queste torri avviene il miracolo. Sono le torri di frazionamento. Quando il ciclo termico sarà concluso, ai vari livelli di ciascuna torre si depositeranno i preziosissimi derivati del petrolio. Nello stesso tempo, nel laboratorio, attraverso identici impianti ma in miniatura, il petrolio segue sperimentalmente il medesimo ciclo, allo scopo di controllare l'esattezza del processo e la qualità dei prodotti. Questo è l'unico posto dove i prodotti hanno valore per se stessi, al di fuori del loro impiego, come espressione di formule. I campioni che i chimici raccolgono sono una testimonianza dell'incredibile numero di derivati del petrolio. Benzine, superbenzine, paraffina, acquaragia, petrolio agricolo e illuminante, nafta, oli combustibili, lubrificanti, bitumi industriali. Tutti prodotti che prima che nelle torri di frazionamento nascono nei gabinetti sperimentali delle raffinerie. Compiuto il ciclo, i derivati del petrolio, oramai ciascuno con un suo proprio nome, si irradiano coi mezzi più celeri e più svariati per tutta l'Italia. E dovunque arrivino, forniscono lavoro, creano altro lavoro da cui molte decine di migliaia di operai trarranno possibilità di vita per sé e per le loro famiglie. Il ritmo delle raffinerie è legato a questi serbatoi, che sono senza sosta riforniti col petrolio grezzo americano del Medio Oriente, che ci viene fornito nel quadro del piano Marshall.